Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e quest'oggi siamo in un nuovo video di Breaking News. Oggi parleremo di Dragon Ball Xenoverse 2, ma prima di cominciare volevo dirvi alcune cose. In primis volevo ricordarvi cos'è Breaking News, ovvero una serie dove io vi vado ad informare sulle notizie più recenti del mondo anime e videogames. Quindi esce una notizia su un DLC di Xenoverse, esce una notizia su My Hero Academia, su Tokyo Ghoul, su Sword Art Online, su Attack on Titan e su tanti altri anime, la troverete dopo qualche oretta sul canale, ovviamente ad orari decenti e proponibili, non di certo a mezzanotte o alle 5 di mattina. Però comunque cercherò di portarvi le notizie nel tempo minore possibile, considerando che a caricare un video ci vuole un po' con la mia connessione, ma tranquilli, i video arriveranno molto velocemente. Un'altra cosa ragazzi è che vi chiedo di dare un'opportunità anche agli altri contenuti, dato che purtroppo ho notato che sul canale solo Dragon Ball va. Ecco ragazzi, se volete continuare a vedere i miei video, dovete dare almeno un'opportunità agli altri video. Cioè, se vi piace Dragon Ball, date un'opportunità a My Hero Academia, a Tokyo Ghoul, a Kingdom Hearts. Perché se siete iscritti al canale non ha senso che guardate solamente un tipo di contenuto, ma almeno provate a dare l'opportunità ad altri contenuti, perché così di certo il canale non andrà avanti, ma semplicemente si affosserà sempre di più. Detto questo ragazzi, cominciamo immediatamente. Nelle scan del V-Jump abbiamo una notizia molto interessante. Si parla infatti del DLC 7 di Dragon Ball Xenoverse 2. Al momento le scan si trovano solamente in giapponese, però abbiamo già delle notizie molto interessanti guardando solamente le immagini. Un personaggio infatti molto desiderato dai fan e molto amato, infatti arriverà su Xenoverse 2 come DLC. Parliamo di Super Baby Vegeta 2, la forma finale di Baby Vegeta prima di trasformarsi in grande scimmia. Vi ricordo che Baby Vegeta è un personaggio di Dragon Ball GT che è piaciuto veramente a tantissimi fan. Il personaggio in sé sembra realizzato veramente molto bene e devo dire che c'è una cura per i dettagli assolutamente fantastica. Di certo merita l'acquisto. Non si sa ancora se sarà l'unico personaggio del DLC 7, probabilmente avremo più roba, ma sinceramente non lo so. Sicuramente dovremo aspettare dei trailer oppure delle notizie sempre dal V-Jump oppure dal live streaming della Bandai. Spero solamente di non dover aspettare troppo e che ci ritroveremo con questo DLC verso fine estate o comunque durante l'estate. Di Baby abbiamo la vista già di 4 nuove mosse e sono tante per un personaggio nuovo. Abbiamo la sua Ultimate che dovrebbe essere il bombardiere di energia negativa, ora non ricordo bene il nome. Poi abbiamo una raffica di proiettili dell'aura che assomiglia un po' alla parte finale del Focus Flash, se devo essere sincero. Non so se sarà un Focus Flash malvagio o semplicemente se avrà delle animazioni simili e poi sarà una nuova mossa. Poi abbiamo una mossa che sembra essere una strike skill, ovvero una mossa ad impatto fisico. E infine quello che sembra essere un lampo finale viola. Sinceramente queste mosse mi incuriosiscono tutte e sembrano essere veramente molto ben realizzate. Possiamo notare comunque come la Bandai quando ci porta un contenuto nuovo lo fa veramente bene. E devo dire che la mossa finale di Baby sembra qualcosa di fantastico, sia come particelle, sia come skill in sé. Spero che a breve vedremo qualche nuova informazione. Ovviamente ragazzi non mancheranno le info quando usciranno su questo canale, dato che mi voglio impegnare con questa serie per portarvi più informazione possibile. Detto questo ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di Baby, fatemi sapere che personaggi vorreste avere nel DLC 7, se pensate che ci sarà una storia, se pensate che ci saranno nuove mappe e tanto altro. Detto questo ragazzi, lasciate un like al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video, entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione per poter parlare con me ed interagire appunto avendo informazioni sul canale, ed inoltre potrete vincere delle mod se sarete tra i più attivi. Inoltre entrate nel canale Telegram che trovate sempre in descrizione, dove avete le anticipazioni di Breaking News, notizie varie, aggiornamenti sul canale e soprattutto aggiornamenti sulle mod, dato che molti me le avevano chieste. Seguitemi pure su Instagram e pure su Facebook, dove pubblico degli aggiornamenti riguardo al canale. E niente ragazzi, detto questo noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!